incontrarsi non solo come cittadini, ma anche come governi, eccetera. Pensate, per esempio, al difficile rapporto mediatico anche di questi tempi tra italiani e tedeschi, tantissime fake news, tantissime notizie false sul tipo di rapporto che i cittadini reciprocamente si attribuiscono. Così come l'idea che i tedeschi non siano solidali, o viceversa col fatto che gli italiani sono gli untori della malattia e così via, insomma, e potremmo citarne tanti, ma insomma, tanto per capirsi, ecco. Allora, in questo senso, purtroppo, questa è una considerazione che secondo me noi non siamo sufficientemente, non ci viene proposta da nessuno. Bisogna ammettere invece che il governo italiano, ha fatto un miracolo. Perché dico che ha fatto un miracolo? Perché vedete, un conto è gestire un'epidemia con queste caratteristiche, un virus conosciuto che ha una potenza letale ben maggiore di quella che si vaneggia, perché ha a che fare con un'ingravescenza anche improvvisa, anche in presenza di una situazione precedentemente asintomatica. Ci sono situazioni che virano in pochissimo tempo, inferiore alle 2 ore, in una insufficienza respiratoria acuta, in una tromboembolia difficilissima da trattare, per cui situazioni davvero che possono andare a morte in pochissimo tempo. E quindi un virus sconosciuto in un paese non democratico si gestisce in una maniera molto facile, cioè tu devi cercare di abbassare l'indice di contagio, renderlo inferiore a 1. Che cosa significa? Significa che ogni persona che può potenzialmente contagiare altre persone deve poterlo fare a meno di un'altra persona, perché l'epidemia si fermi, evidentemente. Quando non hai strumenti, altri strumenti per combattere il virus, devi usare questa tecnica, e da qui tutte le misure di lockdown, diciamo, di stare lontani, di rinchiudersi in casa, eccetera, eccetera. Dicevo, questa tecnica per ridurre, l'epidemia, un paese non democratico la mette in atto con grande facilità. In Cina si vagheggia, e qualcuno dei cinesi che io personalmente conosco diceva che se uno usciva con la febbre, semplicemente lo levavano dal mondo, non è nemmeno che lo mettevano in galera, semplicemente gli sparavano. Quindi voi capite, anche se questo magari è un eccesso, io non sono sicuro che sia un eccesso, ma comunque sia, se anche fosse un eccesso, voi capite che rivolgendosi ad una comunità abituata ad obbedire e dentro un contesto non democratico, è piuttosto semplice da ottenere una rapida, diciamo, riduzione dell'indice di contagio. Tanto per darvi qualche indicazione, è circa il 2,5 per questo virus, almeno così è stato considerato. Mentre invece per il virus del morbillo, per esempio, è 15 o 20, quindi è molto più invasivo il virus del morbillo, almeno quando c'era. In una democrazia questa operazione è molto più difficile. Quindi il governo italiano si è ritrovato, casualmente, in qualche modo, ad essere il primo a dover fronteggiare questa situazione in Occidente, e quindi ha fatto degli errori, certamente li ha fatti. È chiaro che il lockdown, progressivo invece che immediato. Abbiamo perso Stefano, almeno io l'ho perso. Ecco, Sì, anch'io. Anche io l'ho perso, ecco. ma penso Allora, tutti. io nel frattempo che lui ci ritrova, vi dico che si erano prenotati per fare domande Paolo Ponzano, Mario Leone, poi Marco D'Agostini, Mario Monferrini, Alcide Scarabino, Lamberto Zanetti e Antonio Longo. Quindi adesso io proporrei che magari, visto anche il limite di tempo che ha Susanna, che spero che magari 10 minuti in più rispetto a quello che abbiamo detto riesca a rimanere, finché non si ricollega Stefano, io darei la parola per 3 minuti, poi Paolo, però appena, se Stefano si ricollega, ti interrompo subito. Mi senti? Ecco, Sì, ti sento, ti sento. no, Paolo Ponzano, non Paolo Cunzo. Ah, Ah scusa. sì, no, Paolo Cunzo, dopo ci sei tu. No, Ecco, do subito la no, parola a Paolo benissimo Cunzo. Paolo Ponzano, vai Va tranquillo. bene, le domande e Soltanto poi l'informazione, Ugo, dopo il primo soltanto giro intervieni tu come appunto, come MF Roma. l'informazione. Benissimo.
solo un'indicazione che siamo in diretta sul gruppo dell'MF Roma di Facebook. Questo così lo sappiamo sapere tutti quanti. Hai ragione, l'ho visto. Do anche un'altra indicazione, e cioè che la sezione di Roma dell'MFE ha promosso una donazione alla comunità di Sant'Egidio per fronteggiare la crisi. E visto che sono stati, questa iniziativa ha avuto successo, io ringrazio Francesco Gui, che è stato il primo, che l'ha ideata e che l'ha proposta, abbiamo deciso, scadeva oggi il termine, ma abbiamo deciso di prolungarlo di altri 7 giorni, quindi fino a venerdì prossimo. Chi volesse si metta in contatto appunto con la segreteria, con Simone, e se non ha già ricevuto le modalità, gli verranno inviate. Allora, Paolo Ponzano, ci sei? Paolo? Adesso mi sentite? Sì, vai. Sì. Allora, prima cosa ringrazio Susanna della chiara spiegazione di quanto l'Unione Europea e le istituzioni europee hanno fatto, perché non tutti sono al corrente. E devo dire che constatiamo tutti una disinformazione su quello che fanno le istituzioni europee. Questo non so se è dovuto, certamente è dovuto ai diffusori di fake news, anche interventi esterni, secondo molti. E ci sono quindi una disinformazione generale su quello che fa l'Unione Europea. Su questo mi chiedo sempre, ma anch'io so una parte della risposta, avendo lavorato a Bruxelles. Le istituzioni europee sono reticenti a fare una campagna di informazione che sia, in opposizione agli Stati membri, sia perché le spese di informazione dipendono sempre dal bilancio e quindi dalla buona volontà degli Stati, ma anche quelle che potrebbero essere messe in atto, come per esempio sugli social. Che cosa impedirebbe alla Commissione europea di fare dei comunicati e di diffonderli online per spiegare che cosa fa? E quindi questo è sempre un problema che mi sono sempre posto. Perché le istituzioni europee, la Commissione in particolare, non fa maggiore diffusione di quello che fa realmente per contrastare la propaganda anti-europea? Questa è la domanda numero uno. So una parte della risposta, ma non so tutta la risposta. La seconda domanda è: che cosa fare adesso? Adesso, certo, hanno ragione quelli che sostengono che prima di immaginare una riforma dei trattati, perché secondo me occorre una riforma dei trattati, sia per dare delle competenze supplementari all'Unione Europea, sia per appunto mettere in atto degli strumenti che non sono consentiti dalle disposizioni attuali. Quindi inizialmente una riforma di trattati richiede un minimo di un anno, se non due, poi non pensiamo ai referendum eventuali in alcuni stati, ci vuole tempo. Quindi immediatamente occorrono degli strumenti di facile attuazione, con decisioni rapide per dare una liquidità ad alcuni stati membri in particolare, e quindi ricorso al meccanismo salva stati, eventuali obbligazioni europee, il sistema proposto dal programma SURE della Commissione è utile ma non sarà sufficiente. Comunque questi sono strumenti immediati. Ma poi bisogna porsi il problema di come sormontare sia l'inadeguatezza dei trattati attuali, perché so che Susanna ha già risposto bilateralmente a una domanda, ma gliela ripongo, sull'utilizzo dell'articolo 311. Perché se voi leggete l'articolo 311, sembra che l'Unione Europea abbia la potestà di imporre delle tasse europee ai cittadini direttamente. Si dice l'Unione Europea si dota degli strumenti, si dota dei mezzi necessari per conseguire un minuto, Paolo. Sì, ho finito.
si dota degli strumenti per conseguire i suoi obiettivi. Quindi è una disposizione molto forte, che è quasi comminatoria. Però in pratica che cosa vediamo? Che la Commissione europea propone nuove risorse proprie soltanto attraverso l'armonizzazione delle imposte nazionali, che sia una tassa sul web, che sia la tassa sulle transazioni finanziarie. Non c'è una proposta della Commissione che miri a creare una vera risorsa propria, direttamente, prelevata sui cittadini, come l'alta autorità della CECA aveva il diritto di imporla sulla produzione di carbone e di acciaio. Quindi, secondo me, è necessario riformare anche l'articolo 311, perché malgrado sia detto che l'Unione Europea si può procurare tutti i mezzi necessari, in pratica non lo fa e dipende dall'armonizzazione delle imposte. È chiarissimo. Ripongo una seconda, una domanda a Susanna. Grazie. Grazie mille Paolo, la domanda è chiarissima. Io adesso intanto chiedo a Simone se, ecco, legge i messaggi. Sì, benissimo, vedo che li legge. E abbiamo a questo punto Mario Leone, 3 minuti, 2:59 proprio, poi Mario Monferrini e la risposta di Susanna. Gli altri, ho visto anche Vincenzo Russo, che ho aggiunto alla lista, gli altri poi nel secondo giro. Allora Mario. Ciao a tutti e ringrazio Susanna per l'ottimo intervento. Allora, due domande, cercherò di essere velocissimo e mi riallaccio anche a quello che ha sottolineato Paolo prima, il difetto di comunicazione. È un difetto grandissimo, perché per esempio noi ci stiamo soffermando molto sull'intervento che ha fatto la Commissione e su quello che sta facendo la Banca Centrale Europea, ma c'è anche un altro intervento che per curiosità sono andato a confrontarlo sui quotidiani nazionali, italiani evidentemente. Di questi soltanto uno ha riportato una notizia che non è soltanto la Banca Centrale Europea che sta facendo interventi di questo tipo, ma c'è anche il vertice del board della vigilanza europea, che non a caso ha un altro italiano che lo presiede, che è Enria. In questo caso sono stati bloccati tutte le smobilitazioni dei dividendi delle banche, il che significa mettere sul mercato una liquidità potenzialmente che va da 30 miliardi a una possibilità di emissione di prestiti pari a 450 miliardi. Lo stesso discorso vale per Basilea 4, il regolamento sulle banche. La transizione non è stata rinviata, il che è stato calcolato che può portare a un'emissione di liquidità nel sistema finanziario dai 150 ai 400 miliardi. Ecco, io mi chiedo come mai non passa questo messaggio, e questa è la prima domanda. La seconda, mi soffermo un pochino su quello che Susanna ha sottolineato, e giustamente è l'articolo 222. L'articolo 222 lo vai ad attivare se c'è un problema di terrorismo, se c'è un problema di calamità determinato dall'uomo o dalla natura. Senza dubbio questo è attribuibile alla natura. Però poi, data la grande potenzialità, se vogliamo, di questo articolo, ti trovi le gambe in un certo qual modo segate nel momento in cui ti vai a leggere la dichiarazione collegata all'attuazione di quest'articolo, la dichiarazione 37, dove ti dice sì, è vero che gli stati membri devono portare il loro aiuto, ma allo stesso tempo non può essere pregiudicata la loro capacità di scegliere quali siano i mezzi poi più appropriati per portare a compimento il loro obbligo di solidarietà dello Stato che ne ha bisogno. Quindi ecco, da una parte questo continuo dire e molla delle possibilità, delle potenzialità rispetto a quello che invece è necessario fare. Com'è possibile, secondo te Susanna, ecco, sterzare dal campo delle possibilità al campo delle necessità, non soltanto ovviamente l'opinione pubblica, ma necessariamente i decisori? Grazie. Ecco, io vedo Stefano che è ricomparso, quindi come lo sento parlare interrompo, come ho detto, interrompo le domande. Stefano, tu riesci a parlare? Mi sembrano ancora.
Per cui comunque gli ridiamo la parola, abbiamo già detto, nel momento in cui lo sentiamo, chi sta parlando. Pronto? Ugo, mi senti? Sì. Io Stefano Castagnoli sul telefono, perché lui ha problema di audio. Nel caso allora, potrebbe provare con questo metodo un po' artigianale, se credi. Facciamo la prova, vediamo come va. Stefano, puoi parlare? Pronto, mi sentite? Sì. Mi sembra di sì, forte e chiaro. Oh, allora, ma posso riprendere? Perché voi certo. Avrete fatto qualcos'altro nel frattempo. No, abbiamo preso due domande a Susanna, quindi puoi riprendere tranquillamente da dove ti eri fermato. Allora, dirvi che insomma il tentativo è quello di abbassare l'indice di contagio quando non ci sono altre speranze, e questa operazione di abbassare l'indice di contagio ha due funzioni. La prima funzione è quella di far spengere piano piano l'epidemia, ma se anche non ci riesci, cioè se anche non riesci ad abbassarlo sotto 1 ed è 1, qualche cosa, l'altra funzione importantissima è quella di spalmare nel tempo l'epidemia, cioè evitare un picco di malati contemporanei che mandano in crisi il sistema sanitario. Quindi le due funzioni dell'operazione lockdown erano queste. Però vi faccio notare che quando questo è avvenuto in Italia, cioè il primo paese occidentale a dover fare questa cosa, è chiaro che si scontrava col fatto che le altre economie europee continuavano a viaggiare senza lockdown. Siccome non c'era consapevolezza per quel motivo di negazione che dicevo prima, forse anche aiutato rispetto agli altri paesi europei alla considerazione che in fondo gli italiani sono poco efficienti, magari non la sanno gestire questa epidemia, da noi non succederà la stessa cosa e così via. Quindi mi permetto di dire che da un lato l'Italia è stata sfortunata perché ha dovuto gestire per prima la pandemia, ma gli altri paesi europei sono stati in qualche modo sfortunati ad avere l'Italia come capofila, diciamo, perché con la nostra fama magari non li abbiamo aiutati. Se magari il primo paese ad andare in crisi era un altro, forse le cose sarebbero andate diversamente. Fatto sta che in realtà per gli scienziati, tra virgolette, per gli addetti ai lavori, ma anche semplicemente banalmente per i medici, era evidente ciò che sarebbe successo, e cioè che la necessità di chiudere tutto, ma qui chiaramente le pressioni delle lobby economiche sono andate in un'altra direzione, di chiudere tutto era l'unica chance per evitare da un lato un tributo di morti troppo alto e dall'altro, come dicevo, la saturazione del sistema sanitario che di per sé produce un aumento dei morti. È esattamente quello che è successo in Lombardia. In questo senso gli altri paesi europei hanno avuto la fortuna di avere di fronte il modello italiano e quindi di poter, sia pure troppo tardi anche loro, perché hanno negato fino all'inverosimile, prendere però le stesse iniziative dell'Italia senza passare per la progressione delle stesse iniziative, cioè potendo fare fin da subito un lockdown totale. Questo è stato anche il momento in cui è cambiato l'atteggiamento, diciamo, dell'Europa nei confronti dell'Italia, cioè fino a che la crisi non era una crisi simmetrica, ma era asimmetrica, ovvero riguardava solo l'Italia, come in passato, che so io, il paragone con la crisi greca, fino a che si aveva l'idea che il nemico fosse soltanto un nemico dell'Italia, cioè il virus in questo caso, e allora chiaramente... Ecco, attenzione all'audio. Simone, avverti un po', sarebbe stata una crisi simmetrica, ecco, adesso va bene. Cambiate anche abbastanza velocemente, tutto sommato. Non si sente? Ti sentiamo. Ti bene, benissimo, almeno mi sentite. Dicevo sì. Che vorrei che voi inquadraste la differenza delle situazioni nei vari paesi europei, perché le differenze sono grosse. Intanto ci si domanda come mai in Germania le cose vanno meglio. Allora, innanzitutto la media della popolazione colpita in Germania inizialmente è di anni 47, esattamente la stessa media che si è avvenuta in Cina, perché i primi ad ammalarsi in Germania sono stati i giovani e più sani che erano andati in vacanza sulle Alpi. Abbiamo perso nuovamente l'audio. Aspetta, Stefano, scusami, ci sono problemi un attimo di... Simone, diglielo subito. Sì, intervieni subito, perché lui non sente me, sente solo te, capito? Sì, nel momento in cui... Tu stai sentendo adesso, Ugo? Io sento te, ma non sento Stefano. Ah,
Non senti, aspetta, e com'è possibile che non senti Stefano? Perché Stefano è in viva voce. Non... Ricomincia, prova, noi siamo rimasti ai giovani tedeschi che si sono ammalati sulle Alpi. Lo senti, non Ugo? Si sente, Simo, non no, si sente. No, no. Strano questa cosa, perché io parlo ma non capisco. Guarda, perché... si sentiva perfettamente, poi si è così... si è sfumato e è un po' strano perché lo so, Si sentiva benissimo, adesso non si sente più. Sì, è così. Stefano, prova un po' a parlare. Sì, mi sentite? Ecco. Benissimo, sì, ecco, vai. Benissimo. Allora, dicevo che appunto per i tedeschi è successo questo, che l'età media delle persone colpite inizialmente, adesso sta salendo, era di 47 anni, che è la stessa media dei cittadini cinesi. Tenete conto, tanto per farvi un'idea, che l'età media della popolazione cinese è di 36 anni, mentre invece quella dell'Italia è 45 anni. La popolazione italiana è tra le più vecchie del mondo. L'Italia e il Giappone sono gli stati con la maggiore, con la popolazione più vecchia del mondo. E l'ha detto anche Bolsonaro, l'ha detto anche Bolsonaro. Mondo, nel senso, è la regione più vecchia del mondo. Esatto. Queste cose non sono irrilevanti rispetto al decorso della malattia. In Italia appunto l'età media dei colpiti era 63 anni fino a pochi giorni fa, e quindi voi capite che anche il decorso in qualche modo lo si deve comprendere attraverso questo tipo di cose. Poi ci sono altri aspetti che fanno capire come mai in Italia e adesso anche in Spagna, che ha preso purtroppo, pur partita più tardi di noi, ha preso un andazzo completamente sovrapponibile, anzi peggiore di quello italiano. C'è anche da dire questo, che le distanze sociali nei paesi del Mediterraneo sono decisamente più basse, decisamente. Noi ci abbracciamo, ci baciamo, balliamo insieme, è tutta una cosa che comporta maggiore rischio rispetto a questo virus. In più ancora, nelle famiglie italiane e anche spagnole, la presenza di plurigenerazionalità, cioè la presenza accanto a genitori e figli, anche dei nonni, qualche volta conviventi, ma comunque attivi nella gestione dei nipoti, eccetera, è un altro elemento che produce una facilitazione alla circolazione del virus e quindi ad ammalarsi. Infine, vi ricordo che la Lombardia è un'area terribilmente, densamente popolata, e con un livello industriale che fa concorrenza alle aree industriali più grandi d'Europa, e quindi in questo senso anche qui la circolazione del virus è stata particolarmente favorita. Aggiungo infine una questione strettissima di politica sanitaria, sperando che ancora mi sentiate, mi potete dare conferma? Sì, sì, ti confermiamo. Ok, e cioè la politica sanitaria, adesso non me ne vogliano gli eventuali lombardi, che la loro regione persegue da tempo, ovvero una politica sanitaria molto centrata sugli ospedali e poco centrata o nulla sul territorio. Questo significa che gli ospedali lombardi, che all'inizio hanno operato senza nessuna tutela e cautela, sono stati essi stessi fonte primaria del contagio. Ancora aggiungo un ultimo elemento perché vi sia chiara la differenza di letalità in Italia, in particolare in Lombardia, rispetto alla Germania. La Germania ha 600 posti letto mediamente per 100.000 abitanti negli ospedali, quando l'Italia ne ha tra i 300 e i 400, se va bene, la regione toscana ne ha meno di 300. Quindi è una situazione che chiaramente... produce, e questo vale per la Spagna ancora di più, produce una maggiore fragilità del sistema sanitario ad andare in saturazione. Cosa vuol dire la saturazione? Vuol dire che tu c'hai tutti i posti letto occupati, tutte le terapie intensive occupate e gente che ancora si ammala e ne ha bisogno. A quel punto vale il triage di guerra, vale a dire che purtroppo le persone di età avanzata semplicemente non vengono prese e muoiono a casa loro. È quello che è successo in provincia di Bergamo, in provincia di Brescia e in altre zone della Lombardia. Cioè siamo arrivati ad una situazione, il triage di guerra è quella situazione in cui il chirurgo di guerra deve scegliere tra tre categorie di persone, concentrandosi su quella di mezzo, cioè non interviene su quelli che se la cavano comunque da soli, non interviene su quelli che sicuramente moriranno, interviene solo su quella categoria di persone che attraverso l'intervento possono cavarsela.
Naturalmente, quando non c'hai più nemmeno lo spazio e il posti letto per poter fare questo tipo di operazione, non hai più nessuna speranza nemmeno di intervenire. Allora, la elevatissima mortalità lombarda ha a che fare, da un lato, con tutte le ragioni che vi ho detto prima, e in ultimo anche con il fatto che il sistema sanitario è andato in saturazione, cioè non è più riuscito ad assorbire le situazioni gravi che si sono prodotte in un tempo troppo breve. Questo perché dico tutto questo poi? Perché negli altri paesi europei il decorso lo vedrete, perché chi segue l'epidemia tutti i giorni lo vede, ci stanno raggiungendo. La Spagna probabilmente oggi, come numero di casi, e naturalmente pensando a quanto è minore la popolazione spagnola dell'Italia, ci ha già proporzionalmente superato, ma ci raggiungerà presto anche la Germania. Questo che significa? Significa che noi abbiamo di fronte un tempo, e lo dico da federalista in questo caso, un tempo in cui il primo obiettivo è quello di procrastinare la presenza del virus, cioè non cercare di batterlo subito, ma cercare di fare in modo che la gente si ammali un po' per volta. Questo significa che questa situazione di lockdown, in qualche modo, anche se magari non così stretto, dovrà durare per molti mesi. Questo anche perché c'è una sfasatura dell'andamento dell'epidemia. In Italia è cominciata prima in Lombardia, ma in altre regioni siamo ancora indietro. Questa è la ragione per cui da molti giorni abbiamo più o meno lo stesso numero di nuovi malati. Perché se diminuiscono in Lombardia, dove la fase del picco è già avvenuta, in altre regioni al picco non ci siamo ancora arrivati. E quindi chiaramente c'è una sfasatura importante. Pensate che questa sfasatura si ripercuote anche sugli altri paesi europei. Questo significa che quando l'Italia sarà uscita dalla fase più critica, gli altri paesi ancora ci saranno dentro. E questo chiaramente sposta in avanti la gestione dell'epidemia. Inoltre, la malattia, quando ti va abbastanza male ma non malissimo, cioè quando non devi andare in terapia intensiva ma devi stare sotto ossigeno, ha una durata complessiva di circa un paio di mesi dal momento dell'infezione al momento in cui tu puoi circolare nuovamente libero. Capite che un paio di mesi significa un sacco di tempo. Ancora aggiungo che per dichiarare finita l'epidemia occorrono due cicli di incubazione a casi nuovi zero. Questo significa, siccome il ciclo di incubazione è di circa un paio di settimane, che occorre un mese nel quale si possa dire giorno dopo giorno che non ci sono stati nuovi casi. Voi capite quanto tempo abbiamo davanti? Sì, ve ne rendete conto che si parla di molti mesi da qui in poi. Allora, in questa finestra di molti mesi, noi abbiamo una chance come federalisti di ottenere un risultato significativo, di cambiamento rispetto alle regole che anche l'intervento di Susanna ha messo in evidenza. Cioè noi abbiamo la necessità di spostare sul terreno federale la capacità dell'Unione Europea di fare debito pubblico, se vogliamo, ma spostato a livello federale rispetto che ad essere a livello degli stati. Ma è intuitivo che i corona bonds ora li possono garantire soltanto gli stati, non è che li può garantire l'Unione in questo momento. Aggiungo ancora un dettaglio. Il dettaglio è questo, poi mi posso anche fermare, perché il dettaglio è questo. Vedete, quando parlavo di crisi simmetrica, ecco, noi abbiamo un nemico comune che per l'appunto è microscopico, ma io ho sempre pensato che noi avremmo fatto la Federazione Mondiale in due o tre giorni se noi avessimo avuto a fronteggiare una invasione aliena. Noi in un attimo ci saremmo resi conto della nostra appartenenza al genere umano. Allora, in qualche modo questo virus ha la stessa caratteristica, è un nemico per tutta l'umanità, e questo secondo me potrebbe facilitare, e adesso lo si vede sul campo, potrebbe facilitare delle scelte che altre crisi che sono state quasi tutte asimmetriche, cioè non hanno investito contemporaneamente e così drasticamente i cittadini europei e anche altre parti del mondo, potrebbe determinare la possibilità concreta di riaprire quella finestra storica che noi stessi come federalisti abbiamo visto richiudersi lentamente e fino all'ipotesi di essere ormai un popolo in declino, incapace di fare la scelta federale. Concludo dicendo solo questo, che secondo me perché questo avvenga occorre tener conto che da un lato i meccanismi che può mettere in campo l'Unione che c'è a trattati costanti, per essere chiari, non sono irrilevanti, e bisogna far sapere ai cittadini. Susanna nel suo intervento
diceva chiaramente che questa cosa è stata invece un po' nascosta ai cittadini, è stato messo più in evidenza quello che non c'è piuttosto che quello che c'è. Bisogna far sapere ai cittadini che l'Europa adesso sta facendo quasi tutto il possibile, sono gli stati che non lo fanno, ma l'Europa dal suo punto di vista lo sta facendo, ma che anche tutto il possibile che può mettere in campo l'Europa non è sufficiente. In assenza di un governo federale che gestisca una fiscalità europea non si può risolvere questo tipo di crisi. Io mi fermerei anche qua. Grazie. Direi, Stefano, perfetto, perfetto. Adesso lasciamo un paio di, insomma, qualche minuto a Susanna per rispondere alle due domande che ha avuto e poi ovviamente riprendiamo la lista degli interventi a cui tu risponderai in coda. E ci sono diversi aspetti del tuo intervento che devo dire sono passaggi veramente salienti e illuminanti, ma ci ritorneremo dopo. La parola a Susanna, alla quale chiedo anch'io intanto eventualmente uno spunto rispetto a quello che ha detto Stefano sulla prospettiva di governo mondiale, visto che ti occupi anche di democrazia a livello sovranazionale, e poi una piccola chiosa che riguarda la mancanza di flessibilità dell'Unione Europea e la mancanza poi di flessibilità o di elasticità nella comunicazione, che sono, ne ha parlato prima Paolo Ponzano, e sono tutto sommato forse l'una lo specchio dell'altra, perché anche nella comunicazione l'Unione Europea è partita con estremo ritardo. Bene, grazie Susanna, a te. Allora, grazie, sono tutte sollecitazioni importanti. Riassumendo, comunicazione, il problema della liquidità in Europa, il rapporto tra risorse proprie e fiscalità e la dimensione globale. E per quanto riguarda la comunicazione, la sensazione mia personale è che l'Unione ci stia provando, perché se voi guardate i social, io seguo su Twitter i vari vertici europei, la von der Leyen, Michel, Sassoli e i loro predecessori, ho già seguito, su LinkedIn vedo che ci sono continui post di portavoce della Commissione Europea che aggiornano su tutto quello che fa la Commissione Europea. Su Facebook magari c'è qualcosa di meno, ma forse anche per la natura di Facebook è un po' meno ufficiale per come è fatto. La sensazione è che la grande assente sia la stampa. E l'Unione Europea d'altronde ha questo limite di non volersi fare propaganda, nel senso che non vuole sembrare propagandistica. E altrimenti rischia di essere un po' il contraltare al sovranismo, perché se addirittura le notizie vere vengono smentite con sì, ma questo tanto non ci crediamo, io spesso posto notizie su Facebook e c'è sempre qualcuno che dice sì, ma non è vero, e allora a quel punto, a maggior ragione se lo dice l'Unione Europea, viene tacciata di propaganda pro domo sua. Quindi c'è questo serpente che si morde la coda, per cui la sensazione è che chi ha un'idea ben definita, Stefano come psichiatra ce lo potrà confermare, cerca solo le informazioni che confermano quell'idea ed è pronto a tacciare di menzogna qualsiasi altro dato. Quindi, e qui siamo davanti a delle frange radicali che comunque hanno un'idea sovranista molto ben definita, addirittura producono fake in alcuni casi per confermare quest'idea. Mi viene in mente la vignetta che c'è. Poi Susanna, c'è anche da un po' magari da riflettere su chi foraggia e alimenta questi sovranisti. Assolutamente sì. Magari sta fuori dall'Europa in questo momento, non in questo momento, che magari sta fuori dall'Europa. In Italia ci sono sicuramente due partiti che alimentano moltissimo, e sappiamo benissimo che sono la Lega e Fratelli d'Italia, che hanno tutto l'interesse ad alimentare il loro bacino elettorale. E poi abbiamo sicuramente un effetto destabilizzante che arriva dalla Russia, tanto per dirne una, di cui è documentata l'interferenza sulla Brexit. Ma mi fermo qui. L'Unione Europea ha messo su un'iniziativa anti-fake, ma anche questa non è visibile quanto dovrebbe. E quindi sui social, sulla comunicazione dell'Unione Europea, sono sconfortata quanto voi, ma penso che
La grave assente sia la stampa, perché capisco la politica nazionale che fa i propri interessi, capisco i partiti, capisco i sovranisti che dal loro punto di vista neanche vedono l'alternativa, però che non ci sia informazione vera sui giornali, su certe cose, mi sembra molto molto grave. E tanto più che l'Unione Europea mette online qualsiasi cosa faccia, cioè non è difficile trovare le informazioni, non ci vuole il corrispondente da Bruxelles, ci vuole il corrispondente dallo schermo di casa sua, che vada sui siti ufficiali e basta, quindi sarebbe anche a pochissimo prezzo tutto questo. Poi, per quanto riguarda la liquidità, io ho menzionato la liquidità straordinaria messa in campo dalla BCE, ma c'è ancora la BEI che sta intervenendo e che si ipotizza potrebbe emettere massicciamente obbligazioni anche lei, c'è un fondo europeo degli investimenti che è finanziato dalla stessa BEI, c'è il meccanismo europeo di stabilità di cui si discute molto, perché è vero che finora ha funzionato con stretta condizionalità, però ha funzionato con stretta condizionalità nella prospettiva della crisi economica e finanziaria. In una prospettiva diversa, quale quella della crisi sanitaria, non è affatto detto che debba funzionare con gli stessi meccanismi. E questo è uno strumento, tra l'altro, interno all'Eurozona, quindi dotato di maggiore, se vogliamo, capacità di reazione, perché è più compatta l'Eurozona rispetto all'Unione in termini allargati, intendo politicamente. Quindi anche il meccanismo europeo di stabilità potrebbe cominciare a utilizzare la propria liquidità ed è di suo strutturato come un fondo di mutuo soccorso. Ora, perché è così importante che ci siano degli eurobond? Chiunque, meglio ancora se gli eurobond della Commissione e dell'Unione anziché di questi strumenti collaterali, perché è un modo indiretto per far crescere il bilancio europeo, numero uno, e numero due perché è un modo per mutualizzare il rischio e quindi abbassare i tassi di interesse. Perché se un'emissione è garantita dall'Italia ha un certo rating, se è garantita dalla Germania ne ha un altro, se è garantita dai 27 chiaramente il rating diventa il rating medio degli stati che vi partecipano e quindi rispetto a quello che pagherebbe in interessi l'Italia sui mercati finanziari è un prezzo molto più basso del denaro. Quindi sicuramente questo. E su quello che diceva Mario Leone in materia di capacità dei meccanismi di unione bancaria e di sorveglianza bancaria, ne sa più lui di me. Quindi sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto. E, terzo punto che abbiamo toccato, la fiscalità. Allora, sono due gli articoli rilevanti nel trattato. Fra l'altro, proprio l'altro giorno in una lezione online mi sono accorta della simmetria. L'articolo 113 sull'armonizzazione fiscale e l'articolo 311 sulle risorse proprie. E, in realtà non devono necessariamente funzionare insieme. Cioè l'Unione Europea può fare due cose. Può armonizzare le tasse degli Stati membri indirette ed è quello che ha fatto finora armonizzando in 60 anni, quindi risultato drammatico, solo la base imponibile dell'IVA, quando ognuno continua ad avere le aliquote sue, per intendersi, però la base imponibile dell'IVA è stata armonizzata perché l'1% dell'IVA è una risorsa dell'Unione. Però l'armonizzazione fiscale non è necessariamente finalizzata ad alimentare il bilancio europeo, può essere semplicemente finalizzata a ridurre le discriminazioni fiscali tra gli Stati. Quindi poi sono comunque soldi che vengono acquisiti ai bilanci nazionali, quindi non ha l'obiettivo di alimentare il bilancio europeo. Invece l'articolo 311 sulle risorse proprie, che richiede l'unanimità del Consiglio e addirittura la ratifica degli Stati membri, quella sì può prevedere un prelievo fiscale che va direttamente all'Unione, che è quello, intendiamoci, che non è una novità assoluta, che già esiste sulla tariffa doganale comune, che è un prelievo fiscale che gli Stati esigono per conto dell'Unione. Si trattengono un 25%, che se vogliamo è anche tanto, sotto la denominazione rimborso per la gestione della riscossione, però è un prelievo direttamente europeo. E quelli che ho menzionato, cioè la possibile Tobin Tax o la possibile Carbon Tax, o la possibile digital tax dovrebbero essere delle intenzioni dell'articolo 311 e non dell'articolo 113 delle risorse che vanno dirette al bilancio dell'Unione. E su questo però quella commissione di esperti presieduta da Mario Monti, che ha chiuso i lavori nel
2017 ha concluso che su nessuna di queste proposte c'era l'unanimità degli Stati membri, su alcune, sulle migliori, c'era una maggioranza di tipo ben 10 stati, quindi siamo lontanissimi, tant'è che si pensa all'integrazione differenziata, ma ai fini dell'armonizzazione fiscale, sulle risorse proprie le due velocità non sono possibili per il trattato. Lo spunto è di Stefano, invece, interessantissimo riguardo al federalismo mondiale, lo raccolgo subito, e anch'io ritengo che questa sia un'occasione unica, perché la prima vera esperienza mondiale condivisa, cioè il lockdown che c'è allo stesso tempo qui, ma anche nel sud-est asiatico, in America e in vari altri stati in giro per il mondo, ci fa sentire per la prima volta sulla stessa barca. E quindi è l'occasione buona per cominciare a pensare a possibili riforme globali. Ora, in realtà sul tappeto non ci sono molte proposte concrete, a parte la campagna parlamentare per il Parlamento delle Nazioni Unite e la UPA campagna che va avanti da anni. E mi viene in mente il fatto che mi vengono in mente due cose concrete. Anzitutto l'OMS, che noi vediamo tanto in televisione, che ha una dimensione tecnica ma non ha una dimensione politica. Quindi infatti noi vediamo i tecnici, va benissimo che si vedano i tecnici, però i tecnici possono appunto fare le diagnosi e dirci quali sono i rischi, ma chiaramente una decisione politica su cosa fare richiede un organo politico, di natura politica, che non c'è, perché è la classica organizzazione intergovernativa, come dire, con pochissimi, se non zero, poteri decisionali veri e propri, e che ha funzioni strettamente tecniche. Una cosa che si potrebbe fare è immaginare che, ma questo senza rifondare il mondo, cosa che piacerebbe anche a me, ma il più difficile, è immaginare che il Consiglio di Sicurezza, di cui si parla tanto, anche della riforma del Consiglio di Sicurezza si parla da tanti anni, anzitutto comincia a occuparsi di emergenze che non siano solo emergenze della pace e della guerra, ma siano anche emergenze climatiche, e sia, i disastri naturali, siano anche emergenze sanitarie, e quindi allargare un po' questo mandato del Consiglio di Sicurezza perché possa entrare in tutti i gravi momenti di crisi che riguardano l'umanità. E ovviamente il Consiglio di Sicurezza, anche lui ha molto da farsi perdonare, perché non può continuare a funzionare con il veto dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale, quindi dovrebbe diventare un organo che delibera con maggioranze qualificate o super qualificate, come si vuole, ma senza un potere di veto, e che rappresenti le aree del mondo, quindi che veda finalmente una proiezione dell'Unione Europea anziché dei singoli Paesi membri. La stessa cosa in prospettiva può avvenire per molte aree del mondo che hanno già strumenti di integrazione regionale. Quindi anche lì ci potrebbero essere, senza grandi sforzi di fantasia, delle possibili riforme. Ovviamente è ancora più difficile riformare, se già abbiamo le nostre difficoltà per riformare l'Europa, immaginatevi voi riformare le organizzazioni globali che hanno trattati multilaterali con un numero enorme di paesi membri, siamo sui 190. Però non ha assolutamente torto Stefano quando dice che siamo in una situazione di grave emergenza e che situazioni ancora più gravi potrebbero effettivamente determinare un'accelerazione che noi magari adesso non riusciamo neanche a immaginare. A me quello che piacerebbe personalmente vedere sarebbero degli strumenti di partecipazione democratica globale, oggi facilissimi da immaginare attraverso internet, per cui io non credo nella democrazia diretta, però credo negli strumenti di democrazia partecipativa. Sarebbe bello che i cittadini italiani, che non si sentono adeguatamente cittadini europei, dovrebbero, cominciassero anche a sentirsi cittadini globali. E mi piacerebbe che ci fossero delle app attraverso le quali i cittadini globali potessero esprimere il loro punto di vista, perché poi i decisori politici, che rimangono pur sempre quelli della democrazia rappresentativa, possano prendere delle decisioni anche tenendo conto delle esigenze, dei reclami e degli umori del mondo, perché oggi la tecnologia ce lo consente. Chiudo qua e mi scuso per il fatto che purtroppo devo salutarvi, è stato un vero piacere. Grazie Susanna, grazie veramente di cuore. E anzi, grazie di essere rimasta oltre l'orario convenuto
e speriamo che questo voglia dire che hai trovato il dibattito stimolante e che, ecco, torniamo a discutere nuovamente durante questa, diciamo così, fase di perenne evoluzione, perché appunto, come ha detto Stefano, non è detto che la partita si giochi in una sola mano. Grazie ancora Susanna. Saluto a tutti, è stato un piacere rivedervi. Ciao, grazie. Ciao. E a presto. A presto. Ciao. Ciao. Bene, allora, mentre Susanna si scollega, io stanno già apparendo i prossimi che hanno chiesto di intervenire. Vedo che si è affacciato anche Francesco Gui, però per il momento non ha fatto domanda di parola, quindi se è il caso facci sapere. E abbiamo i prossimi tre, che appunto sono Mario Monferrini, Marco D'Agostini e Alcide Scarabino. D'accordo? Sì. Quindi, allora, 3 minuti per uno e io farei, diciamo così, vediamo se dopo queste 3 domande facciamo intervenire subito Stefano, oppure se arriviamo poi a 6. Vediamo un po' come andiamo. Sì, Mario Monferrini. Dispiace che è andata via Susanna, perché il mio intervento era un po' funzionale a delle sue risposte specifiche per la sua professionalità, però io provo a dire comunque queste cose, certo, che siano di carattere generale, in quanto particolarmente importante è stato la parte finale dell'intervento di Susanna, perché mi trova perfettamente d'accordo, cioè sulla necessità, arrivati al momento dove siamo ora, di fare un passo in avanti e quindi, proprio dal punto di vista di noi federalisti, fare un passo politico importante, una presa di coscienza che questa Unione Europea, così com'è, comincia a non aver più ragione di esistere, che ci sono troppe dissonanze, per cui inevitabilmente, pur rischiando una frattura, bisogna cominciare, cosa non facile, ma bisogna cominciare a portare avanti un discorso che trasformi l'Unione Europea in una unione politica, e per questo bisogna portare dentro a questo progetto soltanto gli stati che veramente si sentono di portarlo avanti. Detto questo, è evidente che il meccanismo non può che essere quello della revisione dei trattati. Susanna citava l'iniziativa, per non andare lontano, che ha assunto il governo italiano insieme alla Spagna, alla Grecia, la Francia e ad altri stati, cioè quel numero di 9. E qui volevo fare una domanda tecnica a Susanna, perché io so che nei trattati c'è una modalità che è quella della cooperazione forzata, cosiddetta, che permette ad un numero limitato di stati, 9, di portare avanti dei processi di revisione. Quindi la domanda che volevo farle era se questa modalità, di cui sono parzialmente a conoscenza, poteva essere presa in considerazione. La seconda domanda era quella relativa al comportamento assunto dal governo ungherese, che ha citato anche Susanna, che ovviamente è un comportamento, a mio dire, antidemocratico. Io credo che la reazione a questa procedura assunta dal governo ungherese da parte dell'Unione Europea sia quella che farebbe capire, in termini di maggiore visibilità alla platea generale, qual è effettivamente la capacità di reazione dell'Unione Europea quando vengono intaccati dei principi fondamentali che ne sono a capo. Quindi proprio la capacità di reazione, specificatamente in questo momento di emergenza sanitaria, di un governo che approfitta di questa emergenza per attuare dei procedimenti antidemocratici, sarebbe, a mio modo di vedere, molto importante. A tal riguardo, la domanda che volevo fare era proprio questa, cioè Susanna ha citato l'articolo 7, che è un articolo che prevede il passaggio dall'unanimità ai 4/5, ma è una modalità molto importante riferirsi a questo. Volevo chiederle se pensava si potesse seguire un'altra strada, che era per esempio quella della procedura di monitoraggio, che è una procedura che potrebbe permettere un controllo anche territoriale di esponenti dell'Unione sul territorio dello Stato che sta deviando da quelli che sono i principi fondamentali,
ultimo e ulteriore azione che potrebbe essere fatta molto forte è quella che credo la Commissione potrebbe addirittura avviare una procedura con ricorso alla Corte di Giustizia. Quindi erano queste un po' le domande tecniche, se c'è qualcuno degli relatori o degli altri partecipanti che mi può aiutare, ne sarei grato. Grazie. Beh, su questo magari forse Paolo Ponzano può dire qualcosa su quest'ultima domanda. E, comunque io non ho visto ancora Marco D'Agostini, ci sei Marco? Eccolo, allora a te la parola, ho appena scritto sulla chat la lista dei prossimi interventi, quindi per ora abbiamo comunque Marco e subito dopo, e dopo di lui Alcide. Mi dispiace abbia lasciato la professoressa Canfaro, cui sono... E non dite tutti così ragazzi, perché altrimenti qua facciamo tutta una tristezza, diciamo che... No, diciamo, volevo esprimere la gratitudine, certo. Diciamo, la gratitudine per le comunicazioni che ci ha fatto. E, come dire, lasciamo all'etere due riflessioni. Una, cosa potrebbe essere fatto a trattati invariati? In particolare, a mio avviso, sarebbe utile anche per l'opinione pubblica chiarire, almeno per quella comunque semi acculturata, diciamo, capire la differenza tra gli eurobond che non si vogliono fare, sui quali naturalmente non c'è accordo, e questo prestito agevolato invece che pare vada comunque sul quale vada comunque avanti la Commissione europea per il SUR, che comunque ha un carattere di agevolazione. E chiedimi pure se ci chiediamo a bocce ferme, quindi a trattati invariati, se possano essere adottate delle misure ancora più incisive del SUR, che comunque sarebbero dei prestiti agevolati agli Stati, per una politica europea più incisiva, ripeto, a trattati invariati, per prendere a carico spese di natura sociale, tipo una sorta di cassa integrazione europea pagata e non solo agevolata con prestiti, ripeto, della Commissione europea. L'altro quesito invece è sui trattati. Che esperienza viene fuori da questi trattati? Mi sembrava di capire la suggestione della professoressa Cafaro fosse soprattutto un invito agli stati più coesi ad andare avanti, ma quali sono questi stati più coesi? Sono quelli che hanno espresso maggiori preoccupazioni sui comportamenti, diciamo, sulle restrizioni agli spazi democratici in Ungheria, o sono quelli più disposti a una politica fiscale? Cioè esiste un gruppo abbastanza omogeneo con un comune denominatore politico e fiscale? E infine al professore, al dottore Castagnoli, che diciamo fatto un intervento più sul federalismo mondiale per certi aspetti, venendo al federalismo invece italiano da professionista medico oltre che federalista, ritiene che l'esperienza di ciò che è avvenuto possa portare a considerazione in Italia, che sembrava avviarsi verso una specie di federalismo regionale, a un maggiore centralismo, invece centralizzazione della politica sanitaria in Italia? Grazie. Benissimo, benissimo. Adesso Alcide. Alcide, ci sei? Io ci sono, però il microfono, mi sentite? Certo. Ecco, allora, tre domande rapide, due erano destinate a Castagnoli, una per la Cafaro, ma è andata via, la faccio lo stesso. Le due domande per Castagnoli. Noi rischiamo un effetto fisarmonica con questa epidemia, nel senso che il virus non muore, non scompare. Adesso l'epidemia rallenta perché abbiamo assunto misure molto dure. Nel momento in cui le allentiamo, rischiamo un ritorno dell'epidemia con un andamento di tira e molla senza fine, perché il virus non scomparirà chiaramente, ci sarà sempre. Quindi c'è un rischio dopo questa stretta di averne un'altra appena questa si allenta. Seconda cosa, noi in realtà abbiamo un esempio nel mondo di successo nella lotta al virus, che non è la Cina ma la Corea del Sud, che non è un paese, non è una dittatura ma un paese democratico, almeno rispetto al passato è democratico. La Corea del Sud, se vi ricordate, poche settimane fa era al secondo posto per diffusione dell'epidemia dopo la Cina, adesso è all'undicesimo-dodicesimo posto.
hanno accantonato il problema della privacy e hanno fatto un controllo a tappeto tramite il tracciamento dei cellulari. Forse avremmo dovuto fare qualcosa del genere anche in Occidente, in Italia prima che da altre parti. E quindi sono queste le due questioni che pongo a Castagnoli. La terza questione riguarda l'Ungheria. L'Ungheria, come tutti i paesi dell'Est, è un paese percettore di contributi, cioè è quello che prende l'Unione Europea è più di quello che dà. Quindi perché non è possibile intervenire anche a livello di contribuzione diversamente all'Ungheria per sanzionare questo comportamento, tenendo presente che rischia di passare sotto silenzio a causa di questa emergenza? La svolta autoritaria di Orban rischia di passare sotto silenzio grazie a questa emergenza. Tutto qui. Grazie Alcide. E quindi adesso abbiamo Lamberto Zanetti, poi Antonio Longo. Prego. Sentite? Pronto? Sentite? Lamberto, sì. No, mi sentite? Ti sentiamo. Sì. Bene, perfetto. No, io, anche a me dispiace che la Susanna Caffa, io capisco che diventa triste, però. Insomma, ecco, Lamberto, senti, io questi non te li conto, adesso ovviamente ti fermo a due secondi, ti fermo il tempo. Vedo che Fabrizio ha ripreso quello che io ho scritto ieri nella mail agli iscritti, cioè per guadagnare tempo, ragazzi, mi raccomando, lasciamo perdere i ringraziamenti, lasciamo perdere le scuse, lasciamo perdere tutti, diciamo, preamboli e convenevoli, ed andiamo, per quanto sempre apprezzabili da parte di persone educate, però per oggi ce li abboniamo e andiamo direttamente al dunque. Così riusciremo a parlare tutti. Prego. Perfetto. Comunque sia Stefano che Susanna, dai loro interventi, io mi riferisco alla parte che in questo momento a me interessa di più, che è quella della nostra petizione che noi tutti gli anni presentiamo alle COP dell'ONU e anche abbiamo presentato anche all'ultima COP e presenteremo anche alla COP in novembre che si terrà a Glasgow, alla COP 26. Ora noi abbiamo cambiato proprio in queste ultime settimane, abbiamo avuto la stessa idea che forse avrebbero avuto anche tanti altri amici. Abbiamo cercato di cambiare la petizione, mentre prima era riferita esclusivamente all'abbattimento della CO2, quindi a tutto il discorso di fermare insieme la febbre del pianeta. Adesso rimane sempre la febbre del pianeta, quindi il cambiamento climatico, però mentre prima era solo un piano mondiale per l'ambiente, adesso diventa un piano mondiale per l'ambiente, la sanità e l'immigrazione. Mentre prima a livello mondiale noi chiedevamo di creare l'OMA, cioè l'Organizzazione Mondiale per l'Ambiente, sul modello della CECA, e quindi in un certo senso questa è anche la risposta politica quando diceva Susanna prima, in fondo, alla fine del suo intervento, sul modello della CECA, perché la CECA era un'alta autorità, come voi sapete, aveva risorse finanziarie proprie, e le risorse finanziarie proprie dell'OMASI, perché si chiamerà OMASI, Organizzazione Mondiale per l'Ambiente, la Salute, la sanità e l'immigrazione, perché il problema dei migranti è in gran parte un problema appunto provocato da problemi ambientali e soprattutto dai cambiamenti climatici. Quindi questa petizione, ripeto, che noi ogni anno presentiamo come studi sul federalismo pari de Baccherini, come Centro Einstein di Studi Internazionali di Torino e come Europa in Movimento. Quindi si può firmare, se voi andate su Europa in Movimento, c'è scritto firmiamo insieme a Fede Pianeta, cliccate, si può firmare e finite sulla piattaforma di Avaz, dove appunto si può firmare. Abbiamo già cambiato tutta la petizione ed è chiaro che è una petizione che ha un punto di vista politico diverso. C'è da dire un'altra cosa. La CECA, come sapete, fu affiancata da un'assemblea parlamentare. Anche l'OMA dovrà essere affiancata da un'assemblea parlamentare. Potrebbe essere l'embrione del primo Parlamento mondiale. Così come l'assemblea parlamentare della CECA in fondo è stata l'embrione del primo Parlamento europeo, poi eletto a suffragio universale diretto nel 1979.
Ora, queste cose le dico perché questo ci potrebbe molto aiutare anche secondo noi nel processo di unificazione europea, perché al termine della petizione noi chiaramente diciamo, noi cittadini europei chiediamo il completamento, un ruolo di iniziativa di avanguardia per l'Unione Europea nella conversione ecologica dell'economia e della società, nella tutela di tutti i cittadini del mondo e quindi anche dei cittadini migranti. Inoltre chiediamo il completamento dell'Unione Federale dell'Europa con la creazione di un governo democratico europeo responsabile innanzi al Parlamento europeo, capace di parlare con una sola voce al fine di consentire all'Unione Europea di svolgere tale ruolo con efficacia. Quindi avanti con la Federazione Europea per arrivare a un Parlamento mondiale, a un governo democratico del pianeta. Unire l'Europa e unire il mondo, questa è la fine della nostra petizione. Ora, lo dico perché, quanto diceva prima Susanna, e anche quello che ha detto Stefano, direi che è un momento in cui questo, in cui l'umanità sente il problema di avere degli organismi politici comuni in grado di decidere, non ci sono, quindi un'Organizzazione Mondiale per l'Ambiente, la Sanità e l'Immigrazione, che sia sovraordinata agli Stati, che abbia risorse finanziarie proprie che gli derivano dalla Carbon Tax mondiale e che riesca a dare un minimo di strutture politiche in grado di agire, beh, insomma, non è poco se ci riuscissimo. Quindi, anche perché è stato detto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità diventerà una delle direzioni generali dell'OMSI, cioè l'OMSI avrà tre direzioni generali, saranno una direzione generale dell'ambiente, una direzione generale... Un minuto, Lamberto, un minuto. No, ovviamente, sì, finisco, sto per finire. La direzione generale della sanità, l'altra la direzione generale dell'immigrazione, e noi proponiamo proprio anche nella petizione che abbia sede a Ginevra, anche perché non ci fidiamo più degli Stati Uniti, non l'abbiamo detto ovviamente nella petizione, però restare in un paese che nega i cambiamenti climatici, che nega, cioè non mi sembra il caso, quindi va, dato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa le cose già a Ginevra, su quell'impianto lì, sull'impianto... Alberto, ti devo chiedere come è possibile sottoscrivere la petizione e poi toglierti la parola, perché hai sforato, sei quasi a 5. Dici come è possibile sottoscriverla, perché questa è la cosa più importante. Le ragioni, diciamo, sono condivisibili, quindi... 30 secondi in più non sono problemini questi, eh? Quindi già in 3 minuti è già molto. Cioè, sì. No, lo so benissimo. No. Quindi no, si può andate sul sito www.europamovimento.eu oppure sul sito dell'Istituto Paese del Baccarini, ma comunque www.europamovimento.eu è più facile. Trovate sul sito, sulla destra, che ci sono dei disegni dove andare a cliccare, ce ne sono tanti. Uno di questi è fermare insieme la febbre del pianeta, colori, lo vedete bene, cliccate lì, come avete cliccato, finite sulla piattaforma di Avaaz e lì potete firmare. Benissimo, grazie Lamberto, anche per essere riuscito a spiegare in meno di 5 minuti tutti gli aspetti e la complessità di questa iniziativa, peraltro importante. E adesso toccava a che si inquadra sicuramente nell'azione che stiamo portando avanti. Abbiamo Vincenzo Russo, poi ci sarà Fabrizio Sebastiani, Carlo Parietti e Maria Dalla Costa. Carlo Parietti è uscito e ha detto che non voleva parlare. Maria Dalla Costa, se c'è qualcun altro lo dica, e poi dopo chiudiamo la lista. Prego a questo punto Vincenzo. Devi riattivare l'audio, devi attivare l'audio. Okay. Cioè, non ho chiesto la parola, non so come mai, preferisco... No, scusa, sono longo, ci sarei io a parlare. Hai ragione. Allora, nel frattempo, facciamo parlare te, nel frattempo che Vincenzo riattiva l'audio. Prego. Tocca a me? Sì, dai. Okay. Per favore, puoi accedere alla telecamera? Dobbiamo mandare le richieste. Ah, aspetta, vediamo. Ci sono? Scusami Antonio, scusami per il disguido. Eccoci. Prego. Qui. Di nulla. Vediamo se in 3 minuti riesco a dire 3 cose. Bene. Primo, quando è partita la crisi del coronavirus, la prima reazione
di tutti, specialmente in Italia, è stata: l'Europa non ci aiuta. E devo dire che da questo punto di vista, all'inizio, subito all'inizio, anche i federalisti hanno un po', sono andati un po' dietro questa cosa qua, dicendo l'Europa non ci aiuta perché non ha competenze. Queste sono state le prime dichiarazioni. Errore. I fatti e i testi del Trattato di Lisbona dicono chiaramente che sulla questione sanitaria l'Europa ha una competenza concorrente. Così c'è scritto nell'articolo 4 e poi nell'articolo 6 c'è scritto che ha una competenza di supporto. Terzo, ha poteri legislativi, è possibile attivare la procedura legislativa ordinaria, così come è scritto in maniera testuale all'articolo 168.5. Queste cose le ho già scritte in articoli, in commenti sulle liste federaliste, per cui non ci torno sopra, però mi sembra veramente strano e incredibile che si continui a dire che l'Europa non ha competenze in materia sanitaria. La competenza concorrente esiste, perché così c'è scritto e non si può dire diversamente. Si tratta semplicemente di applicarla. E quindi è chiaro che è un problema di volontà politica. E poi dovremmo sapere come federalisti che nelle materie concorrenti, ecco, il potere, diciamo, di intervento dell'Unione si estende quando c'è una crisi, perché c'è il problema di dare una risposta a livello sovranazionale e quindi in quei casi si estende, così come è successo storicamente negli Stati Uniti d'America, che sono una cosa, oggi sono una cosa ben diversa da come erano 200 anni fa, perché di fronte alle crisi internazionali il potere federale si è esteso e non c'era bisogno di modificare i trattati. Quindi è un errore dire che l'Europa non può intervenire anche in campo sanitario. D'altronde tutte le misure prese recentemente, da ultimo il pacchetto Rescue EU, dimostrano che l'Europa interviene, può intervenire. Chiaramente dipende dalle scelte politiche, dipende da mille cose, ma può intervenire. Il secondo punto sul quale vorrei insistere è questa questione che nel bel mezzo della crisi sanitaria, che è anche una crisi economica storica, formidabile, perché qui siamo in presenza di una potenziale recessione dal 6 al 10% del PIL. Quindi siamo in Europa, ma anche nel mondo. E allora a me sembra veramente incredibile che in una situazione del genere in cui occorre la massima unità, qualche federalista continui a tirare fuori il discorso delle due velocità, di avanzare tra chi ci sta. Ma questo qui, ragazzi, è un dibattito che i federalisti hanno avviato 10 anni fa, all'epoca dell'Eurozona, quando c'era la Gran Bretagna. Oggi, in una situazione del genere, in cui c'è il problema di salvare le vite umane, due, salvare l'economia europea e mondiale, terzo, salvare il clima, immaginare che si possa andare a una spaccatura dell'Europa su questo, credo che sia veramente incredibile. È come se durante la Resistenza, ecco, facciamo un esempio, è come se durante la Resistenza un partito del Comitato di Liberazione Nazionale avesse detto: beh, prima facciamo la Costituzione e poi cacciamo i tedeschi. Sarebbe stato buttato fuori immediatamente. Il compito prioritario era sconfiggere il nazifascismo e poi dopo ti fai la Costituzione sulle basi di come hai sconfitto il nazifascismo. Oggi la conferenza... Terzo punto, Antonio, terzo punto. Sì, sì, voglio dire, gli altri hanno parlato molto più di me. Non è così. Voglio dire che la conferenza per il futuro dell'Europa è già iniziata. Non inizierà dopo, è già iniziata. E quindi la lotta politica e gli esiti di questa crisi determineranno la conferenza per il futuro dell'Europa. La si sta già facendo, è in corso. E quindi non ha senso dire rifacciamo i trattati. Non esiste questa cosa qua, se non nell'immaginazione di qualcuno. Il terzo punto è, ecco, dove sta il potere per avanzare oggi? Bene, la risposta è chiara e semplice. Ne usciremo in avanti o indietro se si rafforzerà il potere della Commissione europea e diminuirà il potere degli Stati. Questo è chiaro, evidente, no?
faccio semplicemente, chiudo un parallelo storico anche qua. Ma scusate, scusatemi se lo faccio in questi termini, ma Lenin, quando è arrivato nel 17 ad aprile, ecco, e di fronte al disastro e alle lotte all'interno della Duma, non è che ha detto rivoluzione proletaria subito o sciocchezze del genere. No, ha detto tutto il potere ai Soviet, perché quella era l'alternativa al potere, diciamo, dei menscevichi e del re. Ok? È chiarissimo. Ok, quindi ha detto tutto il potere ai Soviet. Noi dovremmo dire oggi tutto il potere alla Commissione. Benissimo. Perché se si rafforza la Commissione, allora si rafforza il potere federale dell'Unione. Benissimo. Con i mezzi benissimo. Che verranno fuori, non ha importanza. Quindi noi dovremmo dire, ecco, aumentiamo il potere della Commissione Europea, perché benissimo. Automaticamente diminuisce quello dei governi. Se non facciamo benissimo. Questo, noi non diciamo nulla. Chiaro? Grazie Antonio. Grazie. Perfetto, chiarissimo. E anche ricco di spunti, e ovviamente io come tutti abbiamo colto perfettamente il parallelismo tra le situazioni storiche, e quindi è solo una battuta quando dico che se oggi dicessimo tutto il potere alla Commissione significa tutto il potere ai Soviet, rischieremo dei fraintendimenti. È un esempio che facciamo tra di noi, che dovremmo capire. No, Antonio, stavo scherzando. È ovvio che stavo scherzando. Mi ricordava la famosa frase di Bossi, l'Unione Sovietica Europea, ma è solo una battuta, è un esempio che rende benissimo l'idea, quindi non c'è assolutamente problema. Stavo solo scherzando, così per diciamo così, allentare un po' la gravità del momento. E adesso finalmente Vincenzo Russo. Grazie Vincenzo. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì. Ah, va bene, no, perché no, è la prima volta che uso questo sistema e non sono pratico. Allora, sono piena, il discorso dell'amico che mi ha preceduto mi risparmia molto sulla questione della competenza concorrente. Sono pienamente d'accordo, l'articolo 6, 168 è il protocollo numero 25 allegato dei trattati, parla di concorrenza, di competenza concorrente, ma in un modo rafforzato. Addirittura gli stati e le regioni potrebbero fare solo quello che l'Unione Europea non ha fatto o ha cessato di fare. È una cosa molto, ma molto importante questa. Poi nessuno ricorda che c'è nell'attuale programma settennale c'è un piano sanità, e non a caso abbiamo una commissione, nella commissione un componente che si occupa, la Criades, che si occupa di sanità. Solo che, come in tante belle idee dell'Unione Europea, poi non ci mettono i soldi. Ci hanno messo 459 milioni per 7 anni. Che cosa puoi fare? Organizzare qualche convegno di studi? Questo è il punto. E la chiudo su questo punto. Il punto che mi interessa come professore economista di scienze delle finanze, 50 anni, e come ho svolto pure un corso sul federalismo fiscale per 25 anni, non uno, e ho pubblicato recentemente una cosa, questa, due blog che ho mandato a Simone l'ha divulgato, ne abbiamo discusso nel forum. Uno sulla sanità come bene pubblico globale. Sono d'accordo che all'Organizzazione Mondiale sulla Sanità bisogna dare i soldi, come li hanno dati nel dopoguerra alla Banca Mondiale. La Banca Mondiale emette obbligazioni e contribuisce al finanziamento dei piani di sviluppo dei paesi in via di sviluppo. Ha contribuito anche in Sicilia, la piana di Catania è stata irrigata con il contributo della Banca Mondiale. Quindi questo è il problema, bisogna specializzare, non solo la OMS deve fare guidance scientifica, tecnico-scientifica, ma deve, può intervenire mettendoci dei soldi. Chiudo questo punto sulla sanità. Chi lo vuole approfondire, c'è anche sul mio blog, Enzo Russo blog, no? Si trova, viene fuori facilmente. Secondo punto che voglio toccare, questo, e poi chiudere,
è questo sugli Eurobond. Quando nel 311 c'è tutto, ma non c'è esplicitato il fatto che le risorse proprie di un governo normale, in un paese normale, in una federazione vera, è il potere di indebitamento diretto. In guerra non è che finanzi la guerra col gettito dei tributi ordinari normali. Fai debito, questo è fondamentale, no? Se devi fare degli investimenti, anche un ordinario investimento, io faccio sempre questo esempio, se tu per 20 anni non hai fatto la manutenzione corretta del tuo appartamento, dopo 20 anni devi chiedere un mutuo alla banca perché la spesa è diventata troppo grossa e non la puoi affrontare appunto con lo stipendio corrente. Allora gli Eurobond, qui è nata la confusione a cui ha contribuito anche Mario Monti quando ha detto no, non chiamiamolo Corona Bond, chiamiamolo Health Bond. No, il bond deve essere generico e vago, generale, cioè deve servire a tutto. Allora, la Confindustria ha lanciato un programma, propone all'Unione Europea un programma di 3.000 miliardi. 3.000 miliardi non li finanzi col bilancio dell'Unione Europea, né con la BEI, perché veramente gli servirebbe un fondo di rotazione pazzesco. Allora devi andare, io ho litigato con molti colleghi in questo periodo perché loro tutti, anche il governo ha cambiato idea 2 giorni fa sul MES. Il MES esiste, può fare questo se si sospende la regola della rigorosa condizionalità che già è stata attenuata rispetto ai tempi in cui è stata applicata contro la Grecia. La Grecia ha perso il 25% del suo PIL. Questa è la cosa, no? Allora, mentre prepariamo appunto, poi i francesi avevano proposto il ministro delle finanze, la proposta è stata bocciata, la Germania ha vagheggiato di un fondo monetario europeo, anche questa proposta non è andata avanti, ma il punto è di dare questo potere alla Commissione. Ora, rispetto al collega che mi ha preceduto, non tutto il potere ai soviet. Qui quello che non vedo agire con forza è il Parlamento europeo. Questo è l'unico Parlamento che non ha potere di tassazione. Allora, Sassoli si sta comportando bene nei limiti appunto che la diplomazia consente, però la rivendicazione fondamentale appunto del potere di indebitamento e del potere di istituire tributi propri spetta al Parlamento. Giusto. Che bisogna superare. Grazie. Chiudo. Perfetto. Hai meno di un minuto, Vincenzo. Sì, chiudo subito, prima del minuto. Bisogna, contro ogni aspettativa negativa, è stata sospesa la validità del patto di stabilità e crescita che ha imposto la cosa. I tedeschi stessi, anche Reglin, sostiene che si può sospendere il rigore della condizionalità nel MES. Bisogna sospendere inoltre il voto all'unanimità. Il Parlamento europeo decide a maggioranza, non con la regola dell'unanimità. L'unanimità ci sta nel Consiglio europeo. Il Consiglio europeo è il cancro delle istituzioni europee. La prima cosa che bisogna fare è eliminarlo proprio. Grazie. Grazie Vincenzo, anche per essere stato sufficientemente sintetico, nonostante la novità e la peculiarità del mezzo di espressione. Ora, io ragazzi, sulla lista ho Fabrizio Sebastiani, Maria Dalla Costa e poi nessun altro, quindi chiedo una conferma. Intanto Simone, se mi confermi che Stefano è ancora in linea con noi. Sì, Stefano è in linea. Quindi lui ascolta. Anche dalla chat stiamo utilizzando una chiamata WhatsApp per metterlo. Benissimo. Anche. Ma lui quindi riesce ad ascoltare quello che viene detto? Sì. Bene, questo è molto importante. Scusami, Ugo. Posso interromperti? Avevo chiesto di intervenire anch'io, mi metti in coda, Salvatore?
Come no? Ecco, perfetto. Allora a questo punto quadriamo tutto, diamo questa scaletta, e cioè Fabrizio, Maria, Salvatore, poi c'è Mario per una breve replica rispondendo a una domanda invece di Susanna, diciamo, e dopodiché pre-conclusioni di Paolo Acunzo e conclusioni di Stefano Castagnoli. Questa è la scaletta definitiva a questo punto. Io prima delle pre-conclusioni poi proverò anche a cercare di dare una, richiamare i principali punti perché che sono stati toccati nei vostri interventi e domande, perché altrimenti per Stefano diventa difficilissimo poi rispondere a tutto. E volevo inserire una questione, magari vedendo anche se voi riuscite a gli stessi che stanno per intervenire in qualche modo a tenerla in considerazione, e cioè il fattore tempo. Tra federalisti anche in altre occasioni abbiamo parlato di fattore tempo, e io in questo caso lo ne terrei conto sotto due aspetti. Il primo è quel che ci ha suggerito Stefano, e cioè che la crisi potrebbe durare molto, che gli effetti potrebbero essere, diciamo, lunghi e duraturi e toccare prima gli uni ma poi anche gli altri. E quindi questo mi fa pensare: è necessario trovare la risposta subito o non è invece più il caso di far maturare la situazione, perché tutti prendano consapevolezza, escano dalla negazione, per usare le parole di Stefano. Dall'altra parte, quindi, questo sarebbe un fattore, diciamo, che inviterebbe alla riflessione, all'elaborazione, per piazzare poi la proposta giusta, l'iniziativa giusta al momento giusto. D'altro canto però si vede che c'è una pressione interna ed esterna che non è data dal virus, ma è data dalle forze sovraniste, e io direi anche forse un pochino, su questo diciamo la mano sul fuoco ancora non ce la metto, ma insomma da diverse fonti si parla di comunque interventi russi e cinesi a sostegno della destabilizzazione del quadro europeo per poterne poi diciamo trarre profitto. Quindi da questo punto di vista invece ci sarebbe una spinta a far presto, insomma, ad arginare questa pressione. Grazie Fabrizio, ti vedo in video, quindi attiva il microfono, mi raccomando, tu o Simone, e poi abbiamo gli interventi così come delineati. Sì, dunque io molto, molto sinteticamente mi riallaccio a quello che ha detto Longo sul fatto che la convenzione è già in atto. Io un dubbio ce l'ho: qualora la sintesi di questa situazione dovesse veramente, lo speriamo tutti, finalizzarsi in una federazione o quasi federazione o qualcosa di diverso da quello che abbiamo oggi, la mia perplessità è che ne paga il processo democratico, nel senso che in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo purtroppo non c'è la possibilità o non c'è la serenità, se vogliamo, di far partecipare l'opinione pubblica su questo tema, quindi si rischia di ritrovarsi magari dopo con una istituzione europea magari anche rafforzata nelle istituzioni, nell'assetto, quello che sarà, però percepita come ancora di più imposta da eventi che non vengono da una volontà democratica, e questo potrebbe generare ancora di più ostilità, sempre che poi non sappiamo come andranno le cose, però su quello che diceva Longo, la convenzione è già in atto, un po' di perplessità io ce l'ho, ecco, non lo so chi può dire qualcosa a questa osservazione, chi vuole risponde, insomma. Grazie Fabrizio, sei stato il più sintetico di tutti e al contempo chiarissimo, per cui diciamo encomio assoluto. E Salvatore.
Sì, mi sentite? Buon pomeriggio, sì. Buonasera. Grazie. Ciao, allora, Salvatore. Ciao, grazie. Innanzitutto, si parla tanto di Eurobond, vedremo se e in che forma ci sarà un'emissione di debito pubblico europeo, io spero che ci sia. Ma la domanda che faccio io è in che perimetro? Perché a mio parere, se arrivassimo a emissioni di debito molto significative, sarebbe bizzarro che questo debito insistesse su un perimetro di paesi che hanno monete diverse. Peraltro, un succedaneo dell'emissione di bond può essere il MES. È chiaro che se il MES fa debito e presta e poi a sua volta presta le risorse che raccoglie agli stati tutti allo stesso tasso, se l'Italia, la Grecia, l'Olanda, la Germania prendono tutti allo stesso tasso, in sostanza la mutualizzazione è stata fatta. E io non escluderei che si opti per una soluzione del genere, perché è quella che in fin dei conti può permettere a più premier possibili di tornare a casa e dire che hanno vinto. Così vincono i premier che vogliono debito pubblico europeo perché dicono l'abbiamo fatto, vincono quelli del nord che vanno a raccontare ai loro guardate che volevano fare gli Eurobond, noi non li abbiamo fatti, ma li abbiamo fatti rimanere nel perimetro del MES. Per quanto concerne i paesi, il MES, correggetemi se sbaglio, insiste sui paesi dell'area euro. Quindi evidentemente transiteremmo in questo momento ad un perimetro più ristretto. E io voglio toccare, sempre visto che si parla di perimetri, anche un tema che è stato citato da Antonio Longo. E la suggestione del perimetro dei 9, invece, a mio parere, è la soluzione molto più pericolosa per noi, perché ritengo che lasciar fuori paesi importanti, soprattutto la Germania, da ulteriori integrazioni europee e quindi dal cammino verso la Federazione Europea significhi snaturare l'idea dei padri fondatori. Guarda che da 9 sono già 14. Ma l'importante è che non si lasci fuori la Germania. Dombrovskis oggi ha detto che è d'accordo. Va bene, ne prendiamo atto che da 9 sono diventati 14. Avevo sentito questo rumor, non avevo visto documenti. E in più c'è una questione fiscale. Sorvoliamo sul fatto importantissimo, è stato citato da tutti, le risorse proprie dell'Unione, avete detto tanto, è chiaro che se c'è debito europeo, ragionevolezza vuole che ci sia anche una tassa europea. Al di là di tutto, però, al di là di questo passaggio, che potrebbe anche non arrivare in automatico, bisogna fare un ragionamento sulla capacità fiscale complessiva dei paesi europei. L'ha detto Draghi, il debito pubblico salirà e salirà di tanto. Il debito pubblico dei paesi europei salirà del 20-30%, credo. Basta leggere il testo di Draghi e si capisce che si tratta di un incremento che non è nell'ordine del 5%, del 10% del PIL, è un incremento notevole. Allora, per avere debito pubblico deve esserci una base imponibile, deve esserci un gettito fiscale. Se no, da un punto di vista economico, macroeconomico, c'è qualcosa che non funziona. Non è il caso di fare un pressing, ma non solo un pressing mirato e pretestuoso solo sull'Olanda, ma su tutti i paesi che hanno regimi fiscali aggressivi. Tra questi ci metto anche i paesi che fanno la caccia ai pensionati, che cercano di portare nel loro perimetro i pensionati degli altri paesi. Non è il caso di puntare ad una qualche forma di armonizzazione fiscale che alla fine farebbe crescere il gettito fiscale complessivo dei paesi che emetteranno dei paesi di questo perimetro che emetterà gli Eurobond. Grazie. Grazie Salvatore, è chiarissimo, cioè oltre che chiarissimo, insomma, è molto pertinente. A questo punto c'è Maria. Maria Dalla Costa. Ok, stavo scrivendo un messaggio che a questo punto non ritengo più opportuno intervenire. Sono stati tutti quanti bravissimi, in particolare perché Maria, molto quello che ha detto Vincenzo, quello che ha detto l'ultimo panelist che non conoscevo, molto bravo. Ascolto volentieri le conclusioni e grazie agli altri. Questo vuol dire che quindi non vuol dire che sostanzialmente quel che volevi dire è stato già detto. Più o meno, sì, grazie. Bene, grazie. Grazie a te. E a questo punto quindi abbiamo Mario Leone che
in assenza di Susanna Cafaro, può rispondere a una questione specifica. Mario, ci sei? Sì, Ugo, ci sono. No, perfetto. È soltanto un piccolo passaggio che è stato stimolante da parte di Mario, l'altro Mario, quando ha richiamato la possibilità di introdurre la cooperazione rafforzata per quanto riguarda la politica economica. Allora, su questo, giustamente, fino ad oggi non è che si sia fatto poco, si è fatto tanto e si continua a fare tanto, ma nell'ambito non tanto della politica economica, ma per quanto riguarda nel sottobosco della politica economica, cioè nel coordinamento per la determinazione della base imponibile, che è un po' quello che diceva e richiamava un po' Salvatore anche, no? Cioè la determinazione della base imponibile societaria e della determinazione della base consolidata e imponibile delle società. Allora, questo si sta facendo, ma non è che si sta facendo oggi. Sono 20 anni che si fa esattamente questa lavorazione. E il discorso della cooperazione rafforzata è attivabile, ma solo ed esclusivamente, questo a trattati vigenti, se non va ovviamente a recare pregiudizio e né al mercato interno né alla coesione economica, e non deve creare distorsione alla concorrenza. Allora, se l'articolo 329 ti dice che puoi farla solo in quei settori ovviamente che non sono di competenza esclusiva, ovvero non sono settori che toccano la politica estera o di sicurezza comune, quindi se andiamo trattata la mano andiamo a vedere effettivamente nell'ambito della politica economica abbiamo un coordinamento in mano al Consiglio, quindi questo coordinamento non significa determinare le politiche economiche nazionali. Una cosa è il coordinamento, altra cosa è determinare la politica economica. L'Unione Europea attraverso il Consiglio non può determinare la politica economica nazionale. Se l'Unione Europea decide di intervenire, quindi determinare la politica di bilancio nazionale, deve entrare nel merito della politica fiscale nazionale, e questo non è possibile. Questo non è possibile farlo, perché andrebbe a fare che cosa? Quello che a livello nazionale invece si fa, cioè come ha ricordato Salvatore, che è il vulnus della armonizzazione fiscale, cioè quello della concorrenza sleale dal punto di vista fiscale. Allora, se l'Unione Europea quindi decide di entrare nel merito non solo del coordinamento, ma anche con misure atte a determinare, forzando ovviamente in parte i trattati, anche la politica economica, quindi determinando indirettamente la politica fiscale, rischia di mettere a repentaglio la coesione economica e produrre ulteriore distorsione alla concorrenza. Quindi questo è purtroppo un passaggio molto molto delicato che a livello di amministrazioni fiscali nazionali, sottobosco ripeto, si sta cercando di limitare nel determinare appunto l'unica base imponibile. Poi la parte, quella successiva, cioè la determinazione di un'imposta che possa essere un'imposta utile e valida per tutto il territorio dell'Unione, questo è un ambito ulteriore. Poi che può entrare anche nel gioco delle risorse proprie, ma deve essere un qualcosa che va non ad aggiungere le imposte nazionali, ma deve essere un'imposta diversa che va a colpire beni pubblici europei e non beni pubblici nazionali. Questo deve essere chiaro, altrimenti interviene non nel coordinamento, ma nella determinazione delle politiche fiscali nazionali. Chiudo. Grazie, Ugo. Grazie a te, Mario, anche chiarissima anche questa spiegazione, che poi tra l'altro va anche nella direzione di quel che aveva detto Susanna in materia, in tema di risorse proprie. Allora adesso abbiamo gli ultimi due interventi, sono Paolo Cunzo e Stefano Castagnoli, la replica di Stefano Castagnoli. Prima di questi due interventi io rileggo velocissimamente i punti che mi sono appuntato, le cose che mi sono appuntato, i flash che mi sono appuntato di ciascun intervento. Tralascio i primi due perché ovviamente Susanna aveva già risposto, ma appunto io ho annotato Marco D'Agostini, differenza tra Eurobond e SURE.
Poi partire con chi ci sta, punto interrogativo. Questione della centralizzazione della sanità, domanda rivolta specificamente a Stefano. Poi Alcide, effetto fisarmonico, c'è una possibilità di effetto fisarmonica dell'economia? Validità del modello Corea? Alcide, non hai l'audio, quindi è inutile che intervieni. Terza questione d'Alcide, l'Ungheria. Antonio ha detto che è stato sbagliato dire che l'Europa non ci ha dire inizialmente l'Europa non ci aiuta, sottolinea Antonio Longo, ovviamente sottolinea che l'Europa può e quindi deve intervenire, che i salti qualitativi si fanno nelle crisi, che di fatto la Convenzione Europea è già iniziata e scusatemi, la Conferenza Europea, la Conferenza sul futuro dell'Europa è già iniziata. No alle due velocità, perché in questo momento è l'unità che occorre, e come terzo punto il potere da rafforzare è quello della Commissione Europea, con la metafora che lui ha fatto, ampiamente ripresa e sostenuta da altri partecipanti. Vincenzo Russo si è soffermato sulle competenze concorrenti, la sanità come bene pubblico mondiale, gli euro bond che devono avere, diciamo, una portata generale e non solo limitati tra virgolette alla questione corona, proprio per l'importanza e l'ampiezza degli investimenti da fare, la presa in considerazione del MES senza condizionalità, e poi la critica, o se volete poggiamo in forma positiva, invito al Parlamento Europeo, perché non sta prendendo un'iniziativa rivendicando il potere di imposizione. Fabrizio, perdonami, mi è sfuggito, ma mi pare si fosse, diciamo, mi è sfuggito di appuntarmelo, poi eventualmente me lo scrivi e lo ripeto alla fine. Salvatore, il perimetro degli euro bond, cioè ci sono stati che non battono moneta propria, quindi non l'euro. In secondo luogo la possibilità che si arrivi invece ad un MES con prestiti accordati, cioè finanziamenti accordati allo stesso tasso, sarebbe, diciamo, una cosa molto vicina agli euro bond, e lui sottolinea che questo sarebbe un modo per cui tutti potrebbero raccontare a casa propria, alle proprie opinioni pubbliche, di avere ottenuto il risultato, diciamo, il risultato a cui miravano. Il dice invece che partire con 9 o invece 14 potrebbe essere pericoloso, quindi sostiene che non bisogna partire senza la Germania. E poi la previsione di Draghi, che ci ricorda, e cioè che il debito di tutti è destinato a crescere del 20-30%. Quindi ecco, risposte e conclusioni prima di Paolo Acunzo e poi grazie Fabrizio per l'ok, di Stefano Castagnoli. Scusa Ugo, posso dire? Allora, c'è Alcide che freme, si vede che, come ha sentito in Dabitene, il debito del 20-30%, si vede che si è infervorato, si è fomentato. Parlavo di effetto fisarmonica riguardo all'epidemia, non riguardo all'economia. Questa no, certo, ripeto, riguardo all'epidemia. All'economia. Ho detto, è stato un lapsus. È stato un okay, lapsus. Ok. Assolutamente, allora grazie per la precisazione. Bene. Allora vado. Sì. Okay. Spero che mi si senta bene. Allora, sì. Ho ascoltato tutto il dibattito e credo che sia stata una bella esperienza, un'esperienza utile. Infatti non voglio rispondere alle varie domande che sono uscite, perché giustamente abbiamo i relatori, c'è ancora Stefano Castagnoli, che oltre ad aver dato quel tipo di presentazione di tipo, diciamo, scientifico-sanitario, ricordiamoci che il vicepresidente del movimento, per cui pure dal punto di vista politico ovviamente può inquadrare tutto il piano. A me mi preme soltanto dire un paio di cose, ma proprio minime. Prima di tutto l'importanza di questi tipi di incontri. Purtroppo noi stiamo vivendo un momento tragico che sta cambiando completamente le nostre vite, ma noi non possiamo fermarci, noi in quanto federalisti non ci possiamo fermare, e su questo ringrazio tutta la segreteria
in primis Simone, ovviamente Ugo, ma tutta la segreteria dell'MF Roma che si è attivata per inventarsi questo tipo di strumento per poter agire. Non sono ringraziamenti formali, questo per Fabrizio, perché è un elemento politico questo. È un elemento politico, significa che coloro che vogliono andare controcorrente oggi, perché oggi basta accendere la televisione, accendere qualche social qualsiasi, vedete che questi tipi di discorsi, un'analisi approfondita e capire veramente l'Europa cosa può fare, si è sempre meno persone. Per cui abbiamo una valenza politica nel fare tale azione. E io questa cosa mi sono particolarmente orgoglioso, essendo iscritto a Roma e credendo che la sezione Altiero Spinelli svolge un suo ruolo politico e di stimolo anche nazionale. Abbiamo sentito i vari tipi anche di visioni, di punti di vista che ci sono stati. Su questo io subito lancio la cosa, poi ne parleremo come segreteria. Penso che bisogna abbissare, fare una seconda tipo di incontro del genere, che poi andremo ovviamente a definire. E sono anche contento, questo lo dico per tutti il resto nazionali, che questo sistema che vedete ora in corso sarà quello che verrà utilizzato domani per la direzione nazionale. E su questo un particolare ringraziamento sì a Simone Cuozzo, che sarà insieme a Federico Butti, non so se è ancora collegato, saranno i due che andranno ad agire. Perché dico questo? Perché così ho anche introdotto la questione della direzione nazionale. Diciamo, levo un po' di lavoro a Stefano, spero di fargli una cosa gradita, perché tutti questi temi che stiamo affrontando come segreteria nazionale, in questo caso, nel Movimento Federalista Europeo, sono un po' di settimane che stiamo affrontando in vario modo, con varie velocità, con più di una riunione, sempre telematica ovviamente, l'incontro di noi e con una dialettica in corso. Avete visto, tutti gli iscritti dovrebbero averlo visto, comunque pubblicato anche o sarà pubblicato sul sito, il documento che viene presentato domani per la direzione nazionale, il documento presentato dall'email di Luisa Trumellini, segretaria nazionale ovviamente, e lì c'è una sorta di sintesi un po' di quello che ho sentito dire anche durante il dibattito. Ovviamente è un tipo di documento, diciamo, quadro, per cui non ci sono all'interno iniziative e tipi, diciamo, misure specifiche, però tengono insieme, almeno dal mio punto di vista, ma poi sarà discusso domani in direzione, ovviamente, le due gambe della questione. Noi federalisti siamo sicuramente tutti d'accordo a dire che le misure vanno fatte, devono essere di tipo fondamentale, in profondità, per cui quando si parla di una riforma dei trattati in prospettiva per creare forme di fiscalità comune e altri tipi di, diciamo che almeno all'interno delle istituzioni sono necessari. Noi vogliamo andare verso la Federazione Europea quanto prima possibile, i momenti di crisi sono fondamentali per realizzare questo passo in avanti, e per cui l'obiettivo è continuare a tenere ferma la sbarra verso questo nostro obiettivo di base, è essenziale per la nostra azione. Ma al contempo non ci possiamo estraniare dal momento storico che stiamo vivendo. Un momento in cui, come dicevamo prima, sui social, sui giornali, sì, è eclatante un tipo di scontro tra due visioni all'interno del Consiglio, dei diversi governi, sulle varie misure di emergenza che si devono e si possono prendere, e in questo senso è fondamentale che noi possiamo anche dimostriamo che qualsiasi tipo di misura di emergenza temporanea che vada verso la costituzione di un debito comune, che vada verso la costituzione di affrontare in modo comune di un problema che riguarda tutto il mondo, è fondamentale che i federalisti diciamo noi ci stiamo, queste sono le misure da prendere subito e da arrivare in quel senso, per arrivare poi ai nostri stessi obiettivi. Questo, e su questo voglio richiamarmi una cosa di Longo, che secondo me invece l'apprezzo, che pure io condivido il punto. Quando si dice che la conferenza è già partita, ma questa espressione mi sembra usata Longo, io diciamo, la posso pure condividere, ma inteso come il dibattito su quali misure prendere in generale, se devono essere più misure comuni per cui avere una maggiore integrazione, in questo caso un debito comune, oppure dare degli strumenti nazionali, soltanto la libertà nazionale per agire
in questo, per cui degli strumenti nazionali che siano liberi, flessibili per poter agire, sarà un po' il dibattito che ci troveremo anche nella conferenza. Se certo, arriva l'integrazione europea, siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Antonio, finisco, poi Ugo dirà come gestire. No, questa è la mia prospettiva. Che è così, è una conferma. Ok, grazie. Questa è su questo io condivido, ovviamente, perché è proprio sul campo che si sta andando a scontrare queste due visioni. Poi ovviamente la conferenza dovrà essere aperta e con tutti i problemi che ci sono attualmente, ma il nodo politico si sta affrontando proprio nel, come dire, proprio nel, col ferro rovente, se volete. E su questo è ancora più importante che noi continuiamo a tenere fermo e dritto le nostre proposte. Io credo che l'azione dei federalisti, per cui da questo punto di vista è fondamentale che siamo proprio quel fronte più chiaramente e meno attaccabile, perché si possono fare dei discorsi, diciamo, pro nazionale, dicendo, ma che possono far emergere le forti contraddizioni che ci sono oggi dentro tra i governi nazionali come sistema intergovernativo e all'interno dei gruppi dei governi nazionali. E noi su quello la nostra funzione è di riuscire a fare un salto di consapevolezza, io lo chiamo almeno, tra i cittadini europei, per far capire che non è vero che chiudendosi all'interno dei propri confini si risolve una pandemia, un fenomeno globale, ma è proprio l'inverso. Sono sempre meno persone che lo dicono, o lo dicono soltanto in maniera strumentale. Noi federalisti, con questi tipi di strumenti che ci siamo inventati, che ci siamo riusciti a organizzare, sulla base delle nostre possibilità e del nostro tipo d'azione, è fondamentale che continuiamo a dire e ci dotiamo di momenti sempre più approfonditi e diciamo anche più che siano realizzati in modo più immediato e più frequente anche in queste condizioni, perché se cambia la società dobbiamo cambiare la nostra metodologia, ma l'importante è che noi riusciamo con le nostre forze a tenere alta la bandiera del federalismo europeo, visto come è scritto nel titolo di questo nostro dibattito. Il federalismo europeo è la vera strada per riuscire ad uscire da questa crisi che si prefigura sempre più complicata. Grazie, mi fermo qua. Grazie a te Paolo, e tra l'altro insomma tengo a dire e mi piace dire che l'idea di fare questo dibattito è stata proprio di Paolo e credo che ce ne fosse bisogno, sinceramente. E abbiamo dimostrato, insomma, ecco, quindi io direi che il successo, la partecipazione di questa iniziativa è evidente e francamente, ecco, mi fa molto piacere, che ci siamo riusciti. E dunque, a questo punto la parola a Stefano per le conclusioni, poi ci saranno i saluti finali. E a Stefano io appunto ho già cercato di ricordare quali sono state aveva preso nota anche lui, insomma, comunque quali sono state tutti i punti toccati. C'è anche Fabrizio Sebastiani che avevo saltato prima e mi dice, e forse veniamo qui a un altro punto, e cioè il problema ancora una volta di cui periodicamente si parla, cioè di fare il popolo europeo, cioè visto che oggi siamo costretti ad agire diciamo in urgenza e che le decisioni vengono prese al vertice, c'è il rischio di insomma delle solite campagne in cui l'Unione Europea venga tacciata di non essere democratica, dice Fabrizio, sarà necessario un lavoro di comunicazione per, tra virgolette, fare gli europei. Io appunto sono convinto che Stefano è perfettamente conscio di queste dinamiche, di questi rischi, e quindi adesso gli lascio la parola per il suo intervento finale. Sì, mi sentite? Perfetto, perfettamente.
Allora, intanto io non è che darò un contributo, diciamo così, generale sulla politica federalista, mi limito a dire pochissime cose su quello, su questi aspetti. Non si andrà avanti senza la Germania, sicuramente, e rispetto al fattore tempo, noi dobbiamo distinguere una primissima fase in cui sfruttare la paura che si sta generando in questa fase più acuta dell'epidemia per riuscire a ottenere dei passi avanti che potrebbero essere, come dire, dovuti in qualche modo, no? Anche il prossimo Consiglio europeo dovrà fare qualche passo che venga percepito dai cittadini come significativo. Mentre invece c'è una seconda fase in cui, come dire, la fase acuta dell'epidemia sarà in qualche modo dietro le spalle, in cui si mantiene viva quella che io chiamerei la finestra storica per poter realizzare la Federazione Europea. In qualche modo il virus è come se l'avesse riaperta in questo senso, offrendoci appunto lo spazio di una crisi simmetrica e, se mi permettete, anche sufficientemente, diciamo, terrorifica, terrifica per le persone, e quindi che somiglia in qualche modo anche all'esperienza di una guerra, no? I cambiamenti che sono richiesti nella vita personale di ciascun cittadino, diciamo, non saranno dimenticati, perché diciamo, il tempo nel quale noi siamo costretti alla nostra quarantena è un tempo che non sarà dimenticato, e quindi le generazioni che in qualche modo sono state protagoniste di questa esperienza non potranno nel seguito scordarsela. E quindi in questo senso, sapete, quando si dice che la finestra storica per fare Europa si è un po' esaurita con le generazioni che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale direttamente, ecco, allora l'esperienza di guerra al virus, al coronavirus, è un pochino, per certi versi, lo stesso livello, no? Diciamo, rappresenta lo stesso livello di esperienza, e quindi anche la possibilità di mantenere salda la visione della necessità di una maggiore aggregazione in generale del genere umano, e comunque in prima battuta verso la Federazione Europea. Voglio però poi concentrarmi sulle domande che, diciamo, mi appartengono di più, e in particolare vorrei, non ne voglio ignorare nessuna, ma diciamo ce ne sono di più semplici. Si andrà verso la statalizzazione della sanità? No, non ci si andrà. Il sistema regionale delle regioni è per l'80%, il bilancio, diciamo, di una regione è per l'80% circa, qualche volta anche maggiormente, dedicato alla sanità, e quindi dubito che se la sanità tornasse allo Stato ci sarebbe ancora un qualche senso ad avere il sistema regionale. D'altra parte non è grave che il sistema sanitario sia regionalizzato, è grave che non ci siano strumenti previsti, diciamo, sostanzialmente codificati per gestire invece eventi che vanno oltre il livello regionale, così come non c'è un sistema codificato al di là degli spazi che consente il Trattato di Lisbona, e che Antonio Longo ha riportato correttamente, ovviamente, però non esiste un sistema europeo che ci consenta di dare al governo europeo, che non esiste, direzione di marcia su una situazione come quella della pandemia attuale. Quindi non si tornerà alla statalizzazione della sanità. Rispetto all'efficacia dell'intervento sudcoreano, non posso che essere d'accordo, è molto semplice la storia lì. C'è stata una scelta di individuazione dei contatti attraverso i cellulari, e quindi un intervento di grande prevenzione. Questo è il motivo per cui la Corea è riuscita a contenere l'epidemia, non a risolverla, perché, come dicevamo, il virus rimane in qualche modo in giro, però l'hanno contenuta in maniera definitiva utilizzando la prevenzione, e quindi rinunciando, ottenendo come risultato una limitatissima, tutto sommato, numerosità dei decessi. Però la cosa che mi interessa di più è il discorso sull'effetto fisarmonica. Noi, ovviamente, il sistema della Corea, certo che andava usato, ma non si può usare adesso. Cioè, il tema è semplice: adesso non siamo in una fase in cui la prevenzione può avere senso. Bisogna riconquistarla quella fase, e cioè appunto riuscendo a fermare l'epidemia e a farla regredire fino a che, di nuovo, il poter usare la prevenzione ci consente, diciamo, di mantenere una situazione di sicurezza complessiva di tutti i cittadini, senza che si realizzi quell'effetto a fisarmonica
di cui appunto faceva parte una delle domande. Sì, rischiamo l'effetto a fisarmonica, lo rischiamo, perché diciamo così ci sono tutta una serie di ancora di incertezze relative a questo virus. Innanzitutto noi potremmo pensare di accettare, di rendere accettabile una situazione a fisarmonica, cioè una situazione in cui quando l'epidemia è sotto controllo noi allentiamo un pochino i cordoni delle restrizioni sulla libertà personale di movimento e se dovesse riprendere riprendiamo anche noi i cordoni. Questa è una delle possibilità e potrebbe essere accettabile in attesa, per esempio, che entri in funzione un vaccino efficace. Il problema è che non siamo sicuri che ci potrà essere un vaccino efficace, nel senso che bisogna vedere se questo virus dà una immunità e in che grado dà questa immunità. Noi tutti siamo abituati all'idea che ogni anno c'è una sorta di vaccino diverso come anti-influenzale, proprio perché non si riesce ad avere un vaccino definitivo, come è stato per esempio per il virus del morbillo. Questo significa che il coronavirus di quest'anno probabilmente esisterà anche nelle prossime stagioni. Tra l'altro, aggiungo un altro elemento di incertezza, non è perfettamente chiaro se risentirà, come altri virus tipicamente dell'inverno, di una variazione della temperatura, per cui se si attenuerà in maniera significativa con la bella stagione. Non è, cioè, lo speriamo naturalmente, ma non è scontato, non è sicuro in questo momento. Inoltre, diciamo, l'altro elemento che è in campo è che forse si può puntare con maggiore ragionevolezza e maggiore velocità alla individuazione di un sistema di cure standardizzato. Che ancora non è in atto, non è definito, ma che potrà essere definito, questo forse più velocemente del vaccino. Pertanto, in buona sostanza, invece che avere di fronte, una volta superata la fase critica della pandemia, un virus che si può riaccendere con la stessa letalità, noi potremo essere in grado di gestirlo perché avremo trovato un cocktail di farmaci efficace per fermare la parte più critica. In questo momento è già chiaro che tutte le regioni, le zone del mondo in cui si sono fatti, si è stata scelta la politica di fare molti più tamponi, ha previsto la possibilità di non solo di agire preventivamente sulle persone asintomatiche e quindi anche fermando i loro contatti, ma anche semplicemente ha permesso di trattare la malattia più precocemente. Una delle scelte sciagurate della Lombardia è stata quella di fare i tamponi solamente alle persone sintomatiche, perché naturalmente il tampone è più certo in questo senso, quando le persone sono asintomatiche ci sono molti falsi negativi, diciamo ci sono una certa percentuale di falsi negativi che si riduce quasi a zero quando le persone sono sintomatiche, però è anche vero che in questa maniera si rinuncia a tutta la fase preventiva. Viceversa, l'altro elemento, l'altra sciaguratezza, è stare a vedere che cosa succede. Cioè, va bene, c'hai il virus, è vero, probabilmente ce l'hai, sicuramente ce l'hai, però stai a casa e prova con un po' di tachipirina e magari ti passa. Questa è stata l'altra scelta sciagurata, cioè non trattare specificamente con i dispositivi a disposizione, quindi con farmaci antivirali, antinfiammatori, che adesso vengono utilizzati regolarmente negli ospedali in situazioni più gravi, anche le persone che erano a casa magari soltanto con la febbre alta e con altri sintomi significativi, senz'altro per essere sintomi da coronavirus e comunque codificati dal tampone, dovevano essere trattate, perché in questo modo avremmo avuto una percentuale molto più bassa di ingravescenze improvvise che poi alla fine sono arrivate ad un sistema sanitario già saturo e quindi più condannate, più facilmente, diciamo, condannate alla morte. Allora, questa operazione di trattare prima, di avere più tamponi disponibili, di trattare prima le persone e alla fine anche di avere un cocktail di farmaci sufficientemente adeguato, ci consentirà, secondo me, nel giro di qualche mese, di poter gestire anche una situazione fisarmonica che in qualche modo è da mettere in conto per il nostro futuro, ma in conto è una situazione fisarmonica che comporta nella sua fase acuta quello che stiamo vivendo adesso, un conto è una situazione fisarmonica in cui la seconda fase acuta viene gestita in maniera molto molto più efficace di quanto non sia stata gestita adesso. Questo mi fa dire in conclusione e dal punto di vista più federalista che questo discorso del fattore tempo è diviso in questo caso in due parti.
una parte diciamo immediata che ha a che fare con la drammaticità del momento, che durerà ancora diversi mesi, perché ripeto, sono tutte sfasate le epidemie locali, sia in Italia sono sfasate a livello regionale, sia in Europa a livello di stati diversi, quindi l'epidemia durerà complessivamente ancora parecchi mesi in una fase più o meno acuta, non in tutte le regioni d'Europa acuta nello stesso modo, ma complessivamente in Europa durerà ancora molti mesi. E questa è la fase in cui si può ottenere molto subito, diciamo, come federalisti, perché i governi non possono fare a meno di concedere qualche cosa, o almeno così lo speriamo. Apro e chiudo rapidissimamente una parentesi che ha a che fare col fatto che, per l'appunto, anche se è vero che il virus dimostra che i confini non servono a niente, è pur vero che invece le restrizioni della libertà personale hanno una funzione, per cui, come dire, da un lato è chiaro che l'Europa deve fare una politica complessiva e non può lasciarla fare ai singoli stati o alle singole regioni dentro i singoli stati. Però è altrettanto vero che, per l'appunto, come dire, rinchiudersi in casa, rinchiudersi nel proprio castelletto, ha una funzione, come dire, significativamente utile per abbattere l'epidemia. Questo però non significa essere nemici gli uni con gli altri se ci dobbiamo rinchiudere in casa, anzi dobbiamo farlo con una strategia comune, questo è essenziale. Chiusa questa parentesi, riporto il discorso al fattore tempo e concludo. Ci sarà, come dicevo, questa è la mia valutazione, ci sarà comunque una riapertura di una finestra storica significativa per le generazioni che hanno vissuto e che vivono questa epidemia, che secondo me i federalisti potranno sfruttare anche in un secondo momento, anche nella battaglia poi verso il passaggio dall'Unione, dalla riuscita unificazione europea alla battaglia per la federazione mondiale. Questo secondo me non è nemmeno trascurabile, tutto sommato, e corrisponde al fatto che il virus è un nemico di tutto il genere umano. Io mi fermerei. Bene, Stefano, grazie, grazie di cuore, sei stato veramente esauriente e ci hai senz'altro poi arricchito di conoscenze che sono convinto la grande maggioranza di noi non avevano, e consapevolezze che o quantomeno saperi di non sapere, tra le varie, che la grande maggioranza di noi non avevano. Io a questo punto ringrazio anche a nome di tutta la segreteria dell'MFE di Roma, te Stefano, Susanna che adesso appunto ci ha lasciato, e tutti i partecipanti. In conclusione, diciamo così, per arricchire di simbolismo quello che c'è oltre alle bandiere che mi sono piazzato qua in modo artigianale dietro di me, vi faccio vedere questo è un lasciapassare tra il Lombardo Veneto e il Piemonte del 1838, per farci capire, ecco, darci il senso, no, della portata, del balzo storico che sotto un certo punto di vista abbiamo fatto all'indietro. Ma come dice Stefano, e io sono assolutamente d'accordo con lui, lo spazio c'è e si aprirà per cercare di fare un balzo in avanti, nella direzione che noi auspichiamo, con la consapevolezza che comunque l'Unione Europea è sicuramente sotto la minaccia di spinte anche disgregatrici. Io appunto invece voglio concludere in modo positivo, ecco, dicendo che a questo punto è il nostro compito quello di cercare di cogliere questo spazio, di sfruttare questo spazio, e come ad esempio ha fatto Lamberto o farà adesso il movimento, l'MFE, col documento che verrà approvato domani, e per portare avanti le proposte giuste nei mesi a venire. Grazie a tutti. Segreteria Romana, magari ci sentiamo poi telefonicamente tra un pochino per fare il punto e accordi sui prossimi passi. Grazie. Grazie di nuovo. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie a tutti voi.
Ciao a tutti, grazie. Ciao. Grazie a tutti. Salve Ugo, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao Stefano. Se la Lega Romana si ferma un secondo, forse. Grazie a tutti. Allora, però chiudiamo l'evento Facebook. Grazie Paolo, grazie Simone. Chiudiamo l'evento Facebook. Chiudiamo l'evento Facebook. Chiudiamo l'evento Facebook, altrimenti facciamo come il video di ieri. Ciao a tutti quelli che vedo, che si sono affacciati. Grazie a tutti, ciao. Anche per la registrazione, forse. Grazie Simone, grazie di tutto. Sì, sì, certo. Ciao, Ennio. Ciao, ciao a tutti. Vediamo live the meeting. Massimo. Ciao a tutti, alla prossima.